Allora, con riferimento alla revisione del documento programmatico preliminare, che appunto rappresenta questo punto numero 3 all'ordine del giorno, io già esprimo il mio voto assolutamente contrario. Non è una questione, come dire, di partito preso o una posizione preconcetta, precostituita. Il PUG, il piano urbanistico generale, come già detto e ripetuto abbondantemente, rappresenta, come dire, lo scheletro, no? Prego un po', Presidente, un po' di silenzio in aula, perché sennò non riesco proprio a procedere. Per favore, se è possibile, che i consiglieri comunali riprendano posto, grazie. Il PUG, il piano urbanistico generale, rappresenta, come dire, l'asse portante, lo scheletro, la colonna vertebrale, chiamiamolo così, che riguarda proprio l'assetto, no, di una città, e quindi il coinvolgimento massimo della cittadinanza intera dovrebbe essere non solo auspicato ma dovuto. Se da un lato il coinvolgimento della città non c'è e non esiste, salvo la formalità di coinvolgere gli ordini professionali, ma per un fatto, come dire, squisitamente formale, si manda la PEC, la comunicazione all'ordine XYZ, ma poi alla fine non c'è un vero coinvolgimento, quasi si notiziano gli ordini professionali, appunto, di questo PUG in corso. Quindi, se è già grave che la città, con le sue parti sociali, e quando parlo di città non si intende solo il Consiglio Comunale, ma si intende l'intera città, si intende il mondo dell'associazionismo, le varie parti sociali, in una sola parola, ancor più grave, gravissimo, è il fatto che il Consiglio Comunale, i consiglieri, l'operato dei consiglieri delle commissioni viene di fatto bypassato, e come al solito noi abbiamo la minestra precotta, bella e pronta, che viene messa sui banchi. Il punto numero 3 è questo, e gli input del sindaco impongono politicamente, ovviamente, di votare. Chi non vota è fuori, e quindi gli strali del sindaco su chi, appunto, eventualmente avesse da dire qualcosa. Quindi sono praticamente, è grave, ripeto, che un piano urbanistico generale che dovrebbe avere il coinvolgimento della città, ma anche istituzionalmente del Consiglio Comunale, ciò non avviene. È venuto il professor Carrer in una delle precedenti sedute consiliari, massimo rispetto per il professor Carrer, sembrava però che fosse venuto il Papa, con tutto il rispetto che un professionista del genere merita, ma le risposte non ci sono state. Ha fatto il suo discorso ex cattedra, ha fatto il suo discorso accademico, doveva essere un discorso, per carità, propedeutico, funzionale, a che poi su quei punti fermi, che tanto fermi non erano abbastanza generici e non completi, ma comunque sia, su quei punti poi si doveva, come dire, innestare e innescare una partecipazione popolare, onnivalente, composita, la più larga e partecipata possibile, cosa che non è avvenuta. Ma ripeto, gravissimo è ancora una volta il ruolo dei consiglieri comunali, che viene calpestato. Cioè, noi consiglieri comunali, che in maniera bipartisan dovremmo riscrivere, voi dall'angolazione della maggioranza, voi dall'angolazione dell'opposizione, della minoranza, l'asse portante di una città, qual è il PUG, che sarà responsabile del futuro della città, che sarà responsabile del futuro delle prossime, delle generazioni a venire. Noi stiamo qui a dare la presa d'atto, no? Cioè, noi dovremmo, a questo punto la maggioranza è chiamata ad alzare e abbassare, no, anzi a cliccare voto favorevole. Io non ci sto, è ancora una volta un consiglio comunale che viene calpestato nella sua identità
istituzionale, e quindi l'appello alla, anche ai consiglieri di maggioranza, di riflettere su questo punto, perché è opportuno che ci sia il coinvolgimento. Se poi loro, e concludo Presidente, sono degli yes men, e lo abbiamo capito, qui ci sarà l'ulteriore prova per piegare la testa e dire signor sì sindaco. Grazie consigliere Abate.